estate. Eccoci qua, bentrovati a Udinese Tonight Estate. Siamo arrivati al primo di agosto, per molti di voi è la data di inizio delle ferie, quindi salutiamo tutti quelli che si trovano ai monti, al mare, in giro per il mondo e che ci stanno seguendo via streaming. Per l'Udinese è il campanello che avverte che sta per cominciare la stagione vera con la Coppa Italia venerdì e poi con l'inizio del campionato, come ben sapremo. E allora noi questa sera abbiamo deciso di tirare un pochino le somme. Fin qui vi abbiamo presentato le nuove maglie, oggi vi presenteremo nel dettaglio diversi nuovi giocatori, cercheremo di fare il punto in questo momento della squadra che ha in mano Sottil, magari anche sbilanciandoci su alcune ipotesi di 11 titolare. Lo faremo intanto in compagnia di un ottimo studio. Buonasera Marco Tavianne, buonasera Massimiliano Moras. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E di solito chiamo Max, buongiorno. Ma stasera va così. Va bene. E poi super. È tornato dalle vacanze Alessandro Surza. Ciao. Ciao, ciao Gio, ciao a tutti quanti, ciao a voi amici da casa. Anche oggi insomma avremo tanta carne al fuoco, direi. Tanta carne al fuoco, sì, vi preannuncio un'intervista con Pierpaolo Marino che tocca diversi temi del mercato, oltre appunto alle prime parole in bianco nero di tre nuovi giocatori che sono Ebosele, Abancoa e Gessand. Andremo a conoscerli meglio, a farceli presentare un po' meglio. È in vacanza anche il nostro direttore Michele Criscitiello. Chi invece non è mai in vacanza è il nostro inviato. Io vorrei farvi vedere delle immagini perché in questi giorni, se siete in vacanza, ovunque siate, tenete bene gli occhi aperti. Se vedete questa macchina, eccola qui, quella che passa in sovraimpressione, ecco, scappate, no scherzo, andate lì a salutarlo perché è il Poma, guardate, con lo slogan della campagna "Penso sempre a te", il suo summer tour girerà per le spiagge, gli eventi, ogni sera in una parte diversa, gli hanno fatto persino la sua immagine personalizzata, fatemela vedere regia, c'è il Poma, eccolo qui, guardate che meraviglia. Che spettacolo. Ora, se lo vedete, rincorretelo, fermatelo, andate al microfono, dite la vostra, non lasciatevi perdere questa occasione, chiedetegli informazioni sulla campagna abbonamenti, tutto quello che volete. Cerchiamo di capire dove è arrivata oggi il Poma con la sua macchina griffata. Eccolo lì, ciao Poma, buonasera. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, qua si gira tutto il Friuli Venezia Giulia, il Veneto orientale, anzi tutta l'Italia, anche perché l'Udinese arriva in tutte le case del mondo anche. Questa sera ci troviamo a Savorgnano, siamo in Piazza del Tiglio con gli amici dell'Udinese Club di Savorgnano, qua il presidente Daniele Dalmolin, e che tanto ringrazio per la grandissima ospitalità. Grazie, grazie a te Poma e buonasera a tutti i telespettatori e a voi dello studio. Anche perché questo è un lunedì veramente speciale, qui c'è tantissima gente, qua è partita anche una bella partita di scala 40 e qua è partita una bella partita di un cincina adesso. Intanto tu chi sei? Sono Melissa. A chi pensi tu Melissa? All'Udinese. Facciamo un super cincin, sarà una bellissima serata in vostra compagnia. Intanto è veramente partito questo tour e voglio dire solamente una cosa Giorgia, che questa sera il primo che si presenterà qui in Piazza del Tiglio, qui al ristorante dei Tigli di Savorgnano, e se viene qui con l'abbonamento di quest'anno e ci dirà "io penso sempre a Giorgia Bortolossi e penso sempre all'Udinese", gli regaleremo questa maglia. Non vi dico altro, intanto a voi studio, noi rimaniamo qui perché abbiamo tante cose da raccontarci stasera, cara Giorgia. Allora, tutti i telespettatori da zona San Vito al Tagliamento e limitrofe, insomma quelli che arrivano veloci, correte in macchina, andate veloci lì, vi offre anche un bicchiere ovviamente, oltre alla maglietta, vogliamo vedervi lì, vi aspettiamo. Bene, torniamo presto da voi, torniamo presto per sentire anche un po' i pareri della tifoseria. Insomma, sono stati giorni importanti, l'amichevole con il Chelsea, ne parleremo, andremo a vedere tante cose al nostro touch.
Io però vorrei partire con questo. È stata una settimana importante anche dal punto di vista del mercato, perché si sono chiuse due trattative, sono arrivati ufficialmente due giocatori molto importanti. Uno è Perez, abbiamo sempre detto certo. che la società lo rivoleva portare qui, e l'altro è Ebossé. E allora questi due giocatori ce li va a presentare il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino, intervistato da Stefano Giovanpietro. Questo è stato un ritorno graditissimo, così come l'acquisto di Ebossé, che è un giocatore che va a completare la ristrutturazione del reparto difensivo nostro, andando a costituire l'alternativa ad Udoge che volevamo, e un'alternativa di grande qualità. Di Perez non ho niente da dire, perché quello che abbiamo visto l'anno scorso è il suo biglietto di presentazione per questo graditissimo ritorno, e anzi siamo stati fortunati a poter impiantare questa importante operazione di mercato con l'Atletico Madrid, che ci ha potuto concedere la possibilità di rimettere definitivamente le mani su un giocatore di grandissimo valore come Nawem Perez. Tra l'altro Nawem Perez, che ha fatto vedere subito sabato contro il Chelsea una grande forma, disputando un ottimo match contro attaccanti di altissimo livello. Sì, siamo felicissimi del suo ritorno, ovviamente. Non ci meraviglia che abbia subito messo a disposizione il suo rendimento ottimale. Forse avrebbe voluto giocare anche di più, ma sarebbe stato pericoloso tenerlo in campo per più di 45 minuti, anche se lui ha svolto tutta la preparazione con l'Atletico Madrid e quindi era un giocatore già condizionato. Siamo felici che lui ritorni, e per noi può giocare in tutti i ruoli come difensore centrale, quindi è un jolly, ha fatto benissimo anche a piede invertito lo scorso anno, potrà quindi essere utilizzato per tutte le evenienze. Allora, il ritorno di Perez no, mi sembra una cosa importantissima. Poi c'è anche Bossé, che come ha spiegato Marino sarà l'alternativa a Udoge, quindi anche l'altra fascia è coperta, ma Perez va a in qualche modo darci delle sicurezze, no? Certo. Cioè ripartiamo da qualcosa che conosciamo già. Beh sì, assolutamente, ha preso tanti giovani, no? Di prospettiva, ma Perez è un giocatore pronto, perché onestamente l'anno scorso ha fatto un campionato notevole dal mio punto di vista, si è integrato alla perfezione, ha fatto bene il direttore a ricordarlo, ha giocato spesso e volentieri a piede invertito, ovvero di braccetto di sinistra, lui che nasce come centrale, e quindi in questa difesa dove c'è sicuramente qualche novità, perché qualcuno è partito, Paolo Maria era in prestito, quindi non poteva rimanere qua, qualcuno di esperienza pronto ci voleva a Giorgia, e di conseguenza l'Udinese ha puntato tutto su lui, diciamo, come giocatore pronto. I Cocionero hanno tentennato non poco, perché già l'anno scorso il Ciolo Simeone non voleva privarsi di questo giocatore, un giocatore che ha fatto parte dell'Under 19 e Under 20 della Nazionale Argentina, che qua a Udine ha conquistato invece l'Albiceleste da titolare, è vero, diciamo, è vero, della formazione maggiore. È vero. E di conseguenza è un giocatore su cui noi sappiamo cosa abbiamo. Ed è tra l'altro un giocatore che può giocare in tutti e tre i ruoli nella parte difensiva, quindi un acquisto importante. Un po' sulla difesa. E che Max si è deciso di tornare perché ha capito che qui si può veramente fare il salto di qualità, no? Perché avrà visto sicuramente che dei suoi compagni, rimanendo a Udine e giocando per l'Udinese, si sono guadagnati la nazionale, si sono guadagnati squadre a livello, con il blasone a livello mondiale, non a livello europeo, ma a livello mondiale, si sono mossi e vengono richiesti, perché Udine gli dà la continuità e per di più lo stanno anche mettendo in un ruolo dove lui ha dimostrato sin dall'inizio la concretezza. E poi penso che la difesa di quest'anno dell'Udinese, sì, mancherà Pablo Marí, che l'altro anno aveva dato grande solidità, però penso che sia Beccao, sia lui, certo. E anche l'altra sera, per me, io ho visto una difesa che ha retto bene contro un attacco che noi era tanto tempo che non vedevamo un attacco del genere, certo, giocare contro la difesa friulana. Ma tanto tempo, vero, tanto tempo che tu non vedevi. Per valutare la difesa bisogna capire chi avevano di fronte. Di fronte, e credimi, dopo magari parleremo della partita, sì, però hai visto un attacco che sì, ti ha impensierito, però tu hai visto che anche in questi pochi giorni c'era stata organizzazione in una difesa completamente nuova con dei giocatori che non si conoscono. Quindi
cominciamo già ad apprezzare anche il lavoro a livello di Martello del mister. Facciamo un riepilogo con la grafica, perché sono arrivati tanti giocatori e tanti rappresentano sicuramente il futuro, ma tanti possono dare una mano già da subito, già dal presente. Masina, per esempio, è un giocatore di assoluta esperienza. DC non è il partito, ma è il ruolo. mi stava venendo male, ho detto oddio. No. FIFA difensore centrale, okay, questi ruoli qua. Okay. Come butta non è di Trieste. Come butta non è di Trieste. Ok, ma un terzino sinistro, esatto. Va bene. Poi abbiamo Bijol, vi chiederò un parere su Bijol tra poco. E Bosé l'abbiamo citato, e Bosé andremo a scoprirlo stasera. Che sono due diversi, anche se sono il cognome due diversi, è simile. Terzino destro e terzino, esatto, sinistro. Pensate quando giocheranno tutti i due titolari. Sì, molto molto simile al nome. Lovric, che abbiamo conosciuto, Perez, di cui abbiamo già parlato, Bankva e Gessand. Tanti ragazzi giovani, tanti innesti in difesa, perché sappiamo che era un po' no, il reparto che aveva bisogno in qualche modo di rinforzi. C'è tanto futuro qui, ma qualcosa di già utile all'immediato, l'avete intravisto? Sì. Marco? Sì, Giosa, l'altra sera ha fatto bene Max a ricordarlo. Non è facile giocare per 45 minuti in trincea. Tant'è vero che io poi al mister in conferenza stampa glielo ho anche detto e glielo ho anche chiesto. Secondo me è importante certi tipi di partite, perché ti fa rimanere sul pezzo. E onestamente si è visto un po' anche il carattere dell'allenatore, no? Abbiamo sofferto con l'elmetto, siamo rimasti lì, abbiamo sofferto, ma onestamente abbiamo tenuto, perché poi il primo tempo addirittura è finito 2-1, quindi si è anche riaperto la partita in maniera, diciamo così, al 41esimo, con un'azione di due giocatori onestamente che potevano giocare anche con l'altra maglia, e mi riferisco al Tucu e a Deulofeu. E quindi si vede che qualcosa l'allenatore ci ha messo, ma anche nelle altre partite, il fatto di fare risultato, di essere alla ricerca anche nelle partite che non contano, ti fa capire, insomma, il tipo di mentalità. Di giocatori pronti, insomma, Masina l'abbiamo detto prima, è uno dei tre che l'altra sera, anche se si sta riscoprendo in quel ruolo o si sta scoprendo in quel ruolo, è un giocatore che il suo l'ha fatto. Perez l'abbiamo detto poc'anzi, e poi un giocatore che mi ha colpito tantissimo e credo che lo vedremo molto presto in campo dall'inizio, è Lovric. Questo è un giocatore che a me, onestamente, Giorgia, mi ha colpito anche l'altra sera. Grande personalità, questo è un giocatore da tenere veramente in considerazione. Anche Boselli è un giocatore che ha grande gamba, però tra tutti c'è un giocatore che mi ha colpito e un euro lo giocherei su lui, ed è Lovric. Allora, andiamo a presentare il primo dei tre ragazzi che conosceremo meglio questa sera. E cominciamo con la presentazione di James Abankwa. Vediamola insieme. La sua età già dice tutto. Ha 18 anni, un 2004, è giovanissimo, però diciamo che da un punto di vista fisico e tecnico sembra già un giocatore fatto. Quindi i margini di miglioramento, che sono enormi, sono nascosti da questa sua fisicità e da questa incredibile diciamo capacità tecnica di anticipare e quindi di essere precoce. Quindi secondo me è un acquisto importantissimo per oggi, ma anche per, soprattutto per il futuro, vista la giovane età. Lui ha caratteristiche importanti come difensore centrale, lo definirei addirittura un jolly difensivo, perché nel ruolo di piede destro può fare sia il terzino che il centrale, sia questo a 4 che a 3. Quindi felicissimi di averlo qui. Ha già fatto col St. Patrick un campionato in Irlanda, quindi è un giocatore che, nonostante, ripeto, la giovanissima età, è già un giocatore che ha un bagaglio importante sia tecnico che fisico. What did you think when you received the Udinese interest? Yeah, I was really delighted. Ero davvero molto felice ed emozionato quando ho scoperto che l'Udinese mi cercava e ho accettato immediatamente la richiesta. What was the experience growing in St. Patrick's?
È stato molto importante per me perché lì sono cresciuto tanto. Sono arrivato in prima squadra già molto giovane, non è stato semplice. Questo però mi ha insegnato a crescere in fretta, ma devo dire che sono soddisfatto del mio calcio e della mia crescita avuta lì. There you also won the FA Cup, FAE Cup. Yeah. What emotions do you feel in that evening? Yeah, it was great. I was overwhelmed. È stata un'esperienza fantastica, un turbinio di emozioni. È stato bellissimo per un giovane come me entrare in finale davanti a 37.000 spettatori con la mia famiglia a guardarmi e vincere. È stato incredibile. I was really delighted. And how was the experience of pre-season in Austria with Udinese? Yeah, it was great. Very tough. È stato grande, anche se molto duro, con tanti allenamenti e partite, ma ci permetterà di essere pronti per la nuova stagione. Ready to go. With which players are you most connected in this preseason at Udinese? There's a few of them. They've all been really great. Ho legato davvero con parecchi giocatori, mi sono trovato bene davvero con tutti, ma ho trascorso più tempo con Sopì e Udoge. Mi piace stare con loro. Yeah, top players, they've been very good with me. And which player impressed you most in Udinese? In Udinese, penso proprio De Lofeo, se devo fare un nome, ma anche Pereira. Sono due top player e davvero grandi professionisti. Sono contento di giocare con loro. What do you feel you can give to Udinese? You are a young player, but what can you give? Yeah, I feel like defensively I'm quite solid. Difensivamente sono abbastanza solido e molto concentrato. Voglio portare alla mia squadra tutta l'aggressività possibile sul campo. On the pitch. Yeah, I feel. And in what do you want to improve? Definitely I want to improve a lot of things. Sicuramente devo migliorare ancora in tantissime cose, non una in preciso. Voglio farlo ogni giorno di allenamento approfittando dei forti calciatori con cui ho la possibilità di allenarmi. In every aspect. You arrived here with Ebosele that go to the national team. Is your dream to go with Ebosele in the national team of Ireland? Yeah, that's my dream to obviously play. Di certo il mio sogno è raggiungere la nazionale maggiore perché sarebbe davvero un grande onore per me. Spero concretamente di poter trasformare questo sogno in realtà. That dream into reality, yeah. So good luck, James. What's your message to Udinese fans? I just want to say. Ai tifosi voglio solo dire di continuare a sostenerci, a spingerci, perché noi in campo daremo sempre il nostro massimo. We'll give our best. Avan qua, 18 anni, anche lui è in nazionale, under 19, ha fatto già diverse presenze, sicuramente, come dicevamo, rappresenta il futuro. Andiamo però a vedere un'altra grafica, perché lui citava De Lofeu, no? Come esempio, chiaramente credo per un giovane che arriva qui, i giocatori come De Lofeu e Pereira sono quelli che ti colpiscono immediatamente. Ecco, alle voci cessioni continuiamo a non vedere De Lofeu. Abbiamo salutato Molina, Larsen che come sappiamo è in scadenza di contratto, alcuni ragazzi che sono andati a giocare, Pablo Marì per fine prestito. De Lofeu continua a rimanere qui, ma soprattutto è sempre meno chiacchierato. 30 secondi di Pierpaolo Marino su De Lofeu, poi ne parliamo, sentite. È un rapporto ottimo, lui è felicissimo di stare a Udine, si trova corroborato da tutto un contesto positivo per lui, ci siamo capiti come gestione, come empatia e io credo che sia giusto, se arriverà l'offerta importante, concedergli questo salto di qualità alla sua età che non è né vecchio né giovanissimo, quindi è proprio il momento giusto. Però se dovesse rimanere e la famiglia Pozzo dovesse farci questo regalo saremmo felicissimi ovviamente. Insomma, diciamo che se a inizio mercato la bilancia pendeva più su De Lofeu se ne va, questo momento i piatti, insomma, sono posso così. Dirti, secondo me pende più su De Lofeu resta. Ad oggi. Pende più, abbiamo capito che col Napoli, a meno che non sia un blef, insomma, la storia è finita, no? Bisogna capire sì, cosa succede. Penso proprio di sì. Ma qualche volta... Però questo sarebbe un colpaccio. Sì, ma qualche volta il miglior affare è quello che non si fa. Intendo anche per quanto riguarda il giocatore, perché
Io lo vedo molto calato nella realtà, l'ho visto in ritiro, l'ho visto nelle amichevoli, è un giocatore che quando gioca dà il 110%. Ricalca questo... un po' la storia De Paul, Ecco, brava. Uno che rimaneva ma mai deluso. Ecco, esatto, io credo e rivedo un po' nella storia dell'Ofeo la storia di Rodrigo De Paul, ovvero quel giocatore che per 3 anni è stato sui giornali, sui taccuini di tutti, era con la valigia in mano dal 1° di luglio fino al 31 di agosto, ma alla fine poi la valigia la posava, rimaneva qua a Udine e ha fatto dei campionati eccellenti, è andato via poi nel momento migliore ed è andato in una squadra, in una delle prime squadre al mondo, quindi non solo in una squadra di media classifica italiana, ma è andato insomma all'Atletico di Madrid. Io penso che Gerard deve lavorare così, deve lavorare al 110% tutti i giorni, se capiterà la giusta occasione è giusto che se la possa giocare, altrimenti credo che lui rimanga qua convinto e contento perché l'hai avuto tu ospite nella tua trasmissione, lui ha detto che ambisce a fare un salto, ma che qua comunque sta benissimo, e quindi o fa un salto di un certo livello oppure rimane tranquillamente a Udine a ritagliarsi quello giusto spazio e quelle soddisfazioni che può avere lui e può dare lui anche ai tifosi e alla società. Sì, mi sembra maturo, no, Max? Motivato, e se dovesse rimanere credo che rivedremo il Delofeo dello scorso anno, no? Esatto. Non, secondo me non deve andare via, perché o va via in una squadra veramente dove lo fanno sentire al top, okay, perché lui ha bisogno anche di questa fiducia. Bravo Max. Altrimenti è giusto che lui rimanga a Udine. A Udine dà quella qualità all'attacco, come l'ha fatto anche l'altra sera insieme a Pereira. Hai visto che sono due giocatori che sono veramente stati all'altezza del blasone della squadra avversaria. Qualità tecnica, qualità di visione di gioco. E secondo me l'altro giocatore uguale all'altezza della partita l'altra sera è stato Udoje. Lì veramente hai un ottimo giocatore. Livello altissimo. Dell'Ufeo per l'attacco dell'Udinese diventa un giocatore per adesso insostituibile, dove non c'è ancora un giocatore pronto, però stanno crescendo dietro a lui. Stanno crescendo. Allora, vedo che tanti ci chiedono informazioni sulla campagna abbonamenti. Sì, io posso rispondere che ho contattato chi di dovere, che i dati l'Udinese li ha sempre comunicati alla fine. Quindi, siamo impazienti. Esatto, al momento non ci sono dati perché l'Udinese per scelta societaria, politica, aziendale comunica i dati alla fine. Questo è, io ho fatto una domanda, anche perché io i numeri non li so, non è il mio ruolo, e questo è quello che mi è stato detto. Vabbè, quindi, insomma, un po' di pazienza, non manca tanto. Direi no, è scattata tra l'altro l'ultima fase, quella di biglietti liberi per la vendita libera, quindi insomma... Beh, sì, poi non cambia molto sapere quanti sono, esatto, poi se volete abbonarvi, spero che sì, abbonatevi, così. Sì, non è che facciamo il bollettino quotidiano, alla fine tra l'altro chiude... Chiude prima della partita con Milan, quindi... Ma uno se ha l'occasione di abbonarsi, è giusto che sia... cioè, vai a vedere... sempre uno spettacolo, abbiamo uno stadio che noi andiamo a teatro la domenica, il sabato sera, noi stiamo andando a teatro, non andiamo allo stadio. È vero, però chi meglio di noi può raccontarci com'è lo spirito di chi va ad abbonarsi, perché chiunque vada ad abbonarsi ogni mattina trova lì il Poma. Allora, raccontaci un po', Poma. Esatto, Giorgia, intanto io risponderei così a tutte le persone che scrivono a quanti i numeri, insomma, a quanti abbonamenti siamo. Manchi solo tu, gli risponderei proprio così. Mancate solo voi. Quindi questa è la risposta che darei io. Comunque c'è molto entusiasmo, ci sono molte famiglie, molte persone e tantissimi che vogliono andare in Curva Nord per cantare insieme alla mitica curva, tanti nei distinti perché vogliono essere baciati dal sole. Comunque la campagna abbonamenti sta andando molto molto bene. Tra l'altro il telefono qua del nostro presidente Daniele è veramente caldo, perché oltre che insomma che lavora per la campagna abbonamenti 2022-2023, sta lavorando già per 2 trasferte importanti. Sì, allora andremo a Milano, la prima gara di campionato contro il Milan, e lì abbiamo già messo fuori il programma, abbiamo già aperto le iscrizioni, dopodiché faremo la trasferta a Monza per la 3ª gara di campionato, la 2ª trasferta di quest'anno. Ho detto dobbiamo approfittare, perché il problema un po' del calcio moderno è l'imprevedibilità del giorno e dell'orario della partita, quindi dato che adesso lo sappiamo per tempo, ho detto approfittiamo del periodo anche di ferie, di vacanze per programmare queste prime 2 trasferte che poi non sapremo nel corso dell'anno
quest'anno, quante ne riusciremo ancora a fare, quindi fin tanto che gli orari saranno programmabili con una certa facilità, approfittiamo e facciamo il pullman, il viaggio organizzato. E poi venerdì 5 ricordiamo primo impegno ufficiale dell'Udinese in Coppa Italia, quindi vi vogliamo numerosissimi nel nostro mega stadio, anzi nel vostro stadio. Comunque cara Giorgia, guarda che si muove qualcosa, perché il messaggio che abbiamo mandato prima a tutti i nostri telespettatori è già arrivato secondo me al dunque, perché c'è una c'è già un signore che si sta girando e sta dicendo: io l'abbonamento ce l'ho, e quali sono le parole magiche che devo ricordare? Quindi tra poco arriverà anche la persona che praticamente ha già vinto questa maglia, perché Udinese TV, come dicevo prima, arriva da tutte le parti del mondo, ci stanno seguendo in questa fantastica piazza, sia in streaming che sul televisore gigante, anche perché questo lunedì è veramente speciale, ma tu organizzi tante cose, eh? Sì, beh, il lunedì sera è la serata che dedichiamo al torneo di Scala 40. Abbiamo diversi affezionati che vengono da un po' tutta la provincia e non solo per fare appunto questo torneo che organizziamo di Scala 40, e quindi l'afflusso è importante sia in inverno che anche nel periodo estivo. Poi abbiamo aperta l'area ristorazione con la cucina, e quindi alla fine diciamo che il locale fortunatamente è bello popolato. E poi qua se non si è abbonati all'Udinese non si entra? Assolutamente. Bello, bello. Ecco, io lo so che vorreste andare a sfidarvi a Scala 40, ma non potete, siete qui. Lunedì prossimo, però, se non avete impegni, vi scrivo. Assolutamente sì. Max Campazzo ha già mandato il messaggio, e anche Max Moras. Quindi perfetto, organizzeremo perfetto. Un mini pulmino e andiamo là tutti e tre. Aiuto. Però io dopo vorrei dire qualcosa ad Alessandro Poma, ricordami dopo quando no, sei collegato con noi. Il problema è che ci potrebbe essere il probabile vincitore. Aspetta, non so se collegarmi o no. Poma, dimmi. Io penso che lo dico io, guarda, lo dico io. Ecco, eccoci qua. Giorgia è arrivata. Allora, faccia vedere l'abbonamento intanto, faccia vedere l'abbonamento. Facciamo vedere l'abbonamento. Lei come si chiama? Di Stefano Paolo. E lei chi pensa sempre? A Giorgia Bertolossi. No, Bortolossi, se no non le do la maglia. Chiedo scusa se ho sbagliato il nome. Il e cognome. Poi pensa anche all'Udinese, spero. Sempre, sempre. Allora, dopo la maglia, finita la puntata, sarà sua, va bene? Sì, grazie. Sempre solo forza? Forza Udinese. E forza Giorgia Bortolossi. E forza Curva Nord. Sempre, 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 sempre. Hai capito Giorgia, ce l'abbiamo già super, fatta. Super, super, ci abbiamo messo proprio un attimo. Va bene, grandissimo Poma, torniamo presto da te. Andiamo a vederci un po' di Chelsea? Che dici? Un po' di Dai. Chelsea. Cosa vogliamo vedere? Cose belle o cose brutte? A parte che è una partita del genere. Cose belle. Esatto, una partita del genere. Ditemelo però. No, sia offensive che difensive. Vabbè, allora facciamo una cosa. Andiamo a vedere una cosa così così la e fase, una cosa bella. Guarda, bellissima è la allora. Fase offensiva del Chelsea. Ecco, sì, bene. Allora, io vi faccio vedere in realtà il primo gol, che è meno bello esteticamente, sì, però è quello in cui secondo me possiamo andare a vedere ancora che cos'è c'è da sistemare. Qua ovviamente voi che fate gli allenatori me lo dovrete... No, però Ale... Dimmi. Ragione, deve ancora parlare, ma gli do ragione. No, se tu lo fai vedere, lo devi far vedere... Bravo, dall'inizio. Non ce l'hai il taglio. Peccato. Arriva però perché, ecco, per capirlo veramente bene... L'1-0? L'1-0, quello di Kanté, sì. L'errore da dove parte e nasce dalla costruzione che fanno loro dal portiere. Cioè, quando... Anche se il telespettatore vuole capire la costruzione, la palla lunga dopo verticale. Dopo facciamo vedere una cosa positiva lì, in costruzione. Quella lì, bellissima, che l'ha fatto anche l'Udinese. Esatto, riuscita te in la faccio vedere pronta, l'ha fatta ce l'ho bella. Adesso. In costruzione c'è stato l'errore però di Sacchez, perché si cambiano le marcature. Lui e Pereira, Sacchez si occupa di prendere in questo caso il mediano che era Kanté. Kanté con un movimento lo salta, però lì poi, se tu ti occupi di prenderlo devi fare anche questo sacrificio difensivo. Perfetto, ma la domanda poi che ti faccio dopo. È, una volta commesso l'errore non si poteva rimediare, o meglio, quando arrivi così vicino alla porta che continui questo, ad avanzare, ormai nessun qui il giocatore secondo te no, può uscire ecco, per provare il secondo che è Bijols, mi pare che era... Sì, dovrebbe essere sì, lui adesso... Ecco, lì su questa linea cioè, di palla... Cioè a un certo punto esci. No, deve uscire lui, ormai fai tutti uno contro uno, perché ormai anche Wallace, vedi... Che riesce Benkovic a chiuderlo comunque, su. Non bisogna, scusa, Benkovic. Scusami, ho sbagliato io. Benkovic perché era l'esterno di destra dei tre difensori. Esatto, il braccetto di destra. No, cioè l'errore prima ci sta, ecco, vedi, ma vedi, visto vedi, che parlavamo ecco, lui, di difesa che deve essere amalgamata, qua lui secondo l'ha me... fatto il movimento, però l'ha fatto ormai da dentro l'area. Troppo tardi. Sì. Perché
Lì devi, è una questione di meccanismi? Doveva chiamarlo qualcuno? Doveva capirlo lui da solo che doveva uscire prima? Sicuramente è un qualcosa che insieme all'allenatore l'hanno rivisto e rivisto e rivisto, però per me hanno rivisto tutta l'azione. Questo è l'errore finale. È in partenza l'errore, perché loro escono dalla parte destra, loro sinistra nostra. Quindi nasce molto distante, hai ragione tu. Questa è la parte finale. Sì, però io qua, Max, non la penso come te, perché secondo me Arvez, se fa il passo Benkovic, Cantelli mette la palla dentro, va Arvez. Hanno fatto un'azione talmente perfetta. Sì, ma devi ragionare, ormai ragioni da uno contro uno lì, non ragioni più da collettivo, da linea. Sì, però bisogna fermare prima l'azione. Se tu vedi nell'ultima parte, Alessandro, qualunque scelta faccia Benkovic è morto. Se esce gli mette la palla dentro, dipende, Marco, perché dipende dove esce, Se va sulla palla gli mette la palla dentro, perché la palla dove? È scoperta, Max, guarda. Sul taglio di Arvez, guarda. Però, se lui esce Arvez li taglia dietro, gli dà la palla nel corridoio. Ma scusa un attimo, se lui, ecco, guarda, se lui mette la palla lì, dove gliela mette? Nel corridoio gliela mette. Non c'è spazio per fare questo. La mette, guarda, è distantissimo da Benkovic. Come Benkovic fa un passo, Cantelo uccide. No, calcisticamente io no. Non qua devo dirti la verità, bello che litigano, non può non vedo errore. Io personalmente deve uscire il difensore ed indirizzare ormai la palla più che può, perché verso l'esterno, perché secondo me non ha lo spazio per servire Havertz, perché non ce l'ha Bisiol, vedi, guarda come lo marca in anticipo Bisiol, vedi che fa il movimento, lo marca in anticipo, lui qua va già al tiro, sì, se lui esce prima Kanté ha tutto lo, secondo me, mettergliela tutto dentro, il tempo di mettergliela oltre, ma Bisiol ha tutto il tempo per chiuderlo, non ce la fa, perché guarda Bisiol come è messo e guarda come è messo Arvez. E allora Kanté, cioè, secondo te da qui chi lo marca? Da qui tu devi cominciare la tua uscita, la devi fare, Max, qua, se lui esce rimane il corridoio, Arvez taglia dietro, la mette la palla nel corridoio di sinistra, va a calciare, poi può succedere quello qualunque che vuoi, cosa, è quello che vuoi. Perché quello che vuoi, sì, tu lo devi decentrare più possibile. Assolutamente, però ti ripeto qua, cioè, Marco, diciamo che Kanté ha fatto 30 metri palla al piede, quindi l'errore non puoi vederlo qua. Qua onestamente, secondo me, in questa posizione c'è molto poco da fare, perché le distanze sono notevoli, Kanté ha il pallone, guarda la porta, al primo movimento che fa il centrale gli mette la palla dentro. Per quello ti dico sempre, io e non riusciamo a andare d'accordo. Andiamo a vedere una cosa bella però. Sì. Andiamo a vedere una cosa molto bella secondo me, perché l'Udinese, e questa è una delle cose che Sottile ha sempre detto, io insomma anche nella prima settimana di allenamento, prima di partire per il ritiro, vi avevo detto che Sottile chiedeva ritmo e verticalizzazioni immediate. Allora guardiamo questa azione, minuto 16, dal basso, Bisiol esce, serve Silvestri, scambia con Makengo e l'Udinese esce benissimo, perché poi il pallone viene gestito alla grande qui, e guardate che bella azione che fa l'Udinese, tutta di prima, si spalancano le porte, poi va bene, De Olofeu forse sbaglia scelta, perché attratto dall'amico Pereira poteva forse servire Success, perché nel momento in cui il difensore del Chelsea stringe qua c'era lo spazio per lanciare Success, sceglie di andare da Pereira che per un non nulla non riesce ad agganciare con la coscia, ma questa era un'azione, ecco, da Chelsea. Paragona le due azioni, guarda l'uscita che ha fatto quello del Chelsea, dove la fa? Eccolo qua, vedi che si crea, Giorgio, stiamo creando qualcosa di importante. Lì lo fa addirittura in inferiorità numerica, perché loro realmente, essendo saltati con questa bella trama che fa l'Udinese, vedi? Bellissima, questa spunto, è la verticalizzazione, guarda, immediata. Guarda lo spunto di allora, di noi De siamo Lufeu. Qua, ok? È molto simile l'azione, praticamente identica, per quello ve l'ho fatta vedere subito e ho saltato il gol di De Lufeu, perché qui, a un certo punto, sto andando piano, sì, chi è che esce? Esce Koulibaly? Sì, certo. Sì, deve. Ed è molto simile. Infatti, è uguale. Scusa, infatti De Lufeu cosa fa? La mette dentro. Avete ragione tutti e due, poi va bene? La controlla, ma se la controlla Giove, bene... sei troppo buono. Se la controlla bene, va in posta. Un po' più Max, perché diciamo che il Chelsea ha segnato, l'Udinese no. Diciamo che secondo me, se esci, diminuisci il rischio di prendere, poi magari te la mette dentro e fai gol lo stesso. Sì, diminuisci il rischio. Disturbi anche di più. Sì, disturbi, ma il concetto del Chelsea in quel caso lì è stato: difendo la porta, stringo tutti tre difensori, poi se mi fanno gol bravi gli altri, poi se mi fanno gol lo stesso bravi, però intanto io li vado a stringere. Possono farmi gol solo con una giocata del singolo che magari te lo ritrovano davanti, però il ragionamento che hanno fatto loro è: reparto di tre difensori, stringo e uno poi uno deve, anche lì secondo me il Chelsea uscire, doveva uscire, ecco, vedi, un attimo prima. L'errore qua uguale, il Chelsea lo fa a metà campo con un'uscita
lasciando libero Deulofeu, Deulofeu che è bravo a trovarsi lo spazio, se la fai vedere, guarda, guarda come si trova lo spazio Deulofeu, guarda l'uscita senza senso del che adesso non so se era quello che era qua, Azpilicueta che era su... Azpilicueta? No, era Jorginho alto. Qua, no, quello, qua quello su Deulofeu. Quello su Deulofeu qui? No, no, è più alto, più è Marcos Alonso. Questo è Jorginho. Jorginho, sì, ecco, Jorginho fa l'errore, ecco, Jorginho fa l'errore perché da qua lo c'è, vedi Koulibaly poco. E Marcos Alonso è su Tuco Pereira. Esatto. Allora, sono chiavi di lettura perché puoi anche dire lascio il giocatore che calci da fuori perché fare gol da 20 metri non è facile e quindi può essere una lettura di rinculare e lasciando anche lo spazio per il tiro oppure la scelta vado a chiuderlo. Chiaramente limitando, sperando di limitare qualcosa, sapendo che se passa la palla. Però, quindi guarda, è difficile perché sì, qua vedi, devi fare una scelta. Allora, guarda adesso, guarda lì l'immagine tua, vedi loro lasciano l'esterno, guarda l'Udinese a 4 giocatori contro 3. Sì. Vedi l'interpretazione che avevano loro con l'uscita sbagliata di Jorginho. Però l'atteggiamento che hanno loro, inferiorità numerica, lascio l'uomo più esterno. Lo lascio sì, libero. Questo è giusto, ecco. Cioè, su questo, questo, questo che, come interpretazione. Poi Koulibaly giustamente temporeggia. Poi decide di uscire. La partita di questi spunti qua, vista, ne ha dati talmente tanti che c'è stato proprio veramente un piacere guardarsi tutti i 95 minuti che tutte e due le squadre come l'hanno interpretata. Mi stanno bacchettando perché devo andare in pubblicità. Insomma, qua erano presi dalla tattica. Metti pausa. In pausa al touch. Pausa. Torniamo tra pochissimo, non andate via. Eccoci qua, come promesso ripartiamo il play, sì, abbiamo messo in pausa. Sì, sì. E la, la discussione è continuata anche in sì, pubblicità. Sì, tutta la pubblicità, andiamo avanti, passiamo avanti, oltre. Perché sennò da casa ci hanno chiesto di vedere il gol dell'Udinese ovviamente sì. E anche il 2-0 del Chelsea, quindi io partirei sempre dalla cosa tra virgolette più brutta per poi giostrarci sulla bene, cosa va positiva. Bene. Secondo gol del Chelsea che abbiamo preso dall'inizio, così siete contentissimi. Thiago Silva va da Kanté anche qua, secondo me è un po' troppo solo Kanté, ma questo potrebbe anche essere una scelta. L'Udinese io la vedo un po' troppo schiacciata tutta a ridosso della propria area. Qua esce bene Masina, la palla si allarga e il Chelsea poi va a manovrare. Il Chelsea va a manovrare con Jorginho che... Stop. Sì. Ecco. Guarda tutto che... troppo facile? No, lì allora... C'è, adesso guarda il controllo del singolo giocatore, lì c'è stata anche tanto differenza di qualità tecnica, guarda come si controlla la palla. Controlla chi? Sterling? Sì, guardalo. Allora, questo è Jorginho, che lui sa già guarda, cosa adesso, deve fare. Guarda le posizioni. Si è accorto che l'ha stoppata con la suola Jorginho orientandosela sì, già? Sì, no, guarda la qualità dello stop e del passaggio, lì. Ha... però guarda la posizione... Col che corpo. Mette in difficoltà sì. Tutta la difesa, chi è? Guarda Kanté. Sì, 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 lui. Kanté ti dice, chi vuoi marcare? Mi marchi me? E vedi il movimento, il movimento che fa lui senza palla, si trova in uno spazio dove libera tutta questa giocata della bravura di Sterling, perché fa... Dopo Jorginho stare... fa un passaggio... Sì, controllo super, il passaggio. Controllo con la suola e passaggio, poi Sterling ecco. Controlla a seguire, la palla gli resta incollata, poi vabbè, sì, fortunato nel rimpallo, ma... È poco importante come ecco, quello, va a segnare, si costruisce quello che è prima. Stato, Ale, è stato bello vedere da parte del... Si è arrivato un po' Silvestri qui, eh? Qua si è arrivato un po'... Beh sì, perché sì. Qua avevi la difesa schierata, zona no, per zona, posizione per posizione. No, perché diceva che c'era fosse stato un mezzo tocco di mano? Ah! Forse nel rimpallo? Però vedi, ma non c'è niente qua però, secondo me si è arrabbiato proprio tutti con... hanno elogiato il giocatore come Kanté, perché lo vedi anche quando ha la palla grande qualità, se non ha la palla grande quantità e poi grande intelligenza tattica in possesso palla, lui lo trovi sempre in tutti gli spazi liberi, ma giocatore veramente da fargli l'abbonamento al Chelsea. Sì, mi sa che guarda, credimi, mi sono divertito, ma mi sono divertito a vedere il Chelsea e l'ho detto a tutti e mi sono divertito io anche a vedere nell'interpretazione che ha giocato l'Udinese, perché tutti hanno detto sì, squadra schiacciata quella. Giocaci contro. Vabbè. Giocaci contro. Ragazzi. Io una squadra del livello top nostra italiano no, non ho visto che ha fatto soffrire Udinese. Cioè, il Milan non ti ha divertito come ti ha divertito il Chelsea in un amichevole. Andiamo a vederlo allora, anche quello sai che cosa, di buono. Ale, se tu conti ci sono 8 giocatori avversari nell'arco di 20 metri. Hanno una tecnica individuale tutti sopraffina. Quindi secondo me quando si dice che nel calcio il portatore di palla dovrebbe avere almeno 2 soluzioni, loro ne hanno 4. Sì, sì, e sì, difatti se tu vedi poteva servire Kanté, poteva servire Sterling. Quindi quando Jorginho stoppa con la suola e già il controllo di palla lo mette in posizione di fare quello che vuole
e poi ha tre soluzioni, giustamente sceglie la migliore per sé. È da sottolineare la posizione del corpo messo, se non ero di Bijol, che onestamente non può rimanere piatto così, perché piatto così sei un uomo morto. Ecco, l'unico errore, ma sai, qua, guarda, questi fanno quello che vogliono col pallone, li vedi? Oh, guarda, può servire Kanté, può servire Sterling, può tenere palla, può entrare lui in percussione, cioè veramente può fare quello che vuole. Ecco, la posizione del difensore nostro è un passo avanti, sei, soprattutto senza minimamente sei sapere, a duello, tant'è vero che lui va per terra con il senza sedere. Sapere che Sterling è a suo lato, sì. E quindi questa è una, questo, ecco, la sottolineare da parte del difensore, guarda, op, si siede. Quindi questo è sinceramente l'unica cosa da sottolineare da parte nostra, da rivedere completamente. Poi per il resto, ti ripeto, Giorgino aveva tre soluzioni, non due, quindi. Sì. Va bene, vediamo anche il nostro gol. Vediamo anche il nostro gol, che è il gol di Gerardo De Lofeo, che aveva accorciato le distanze. Partiamo da qui, perché è un'azione che si sviluppa anche questa, dopo un passaggio profondo di Giorgino che non raggiunge un compagno. L'Udinese riparte, lo fa bene con Bijol, che al momento si sta dimostrando più bravo a impostare che non magari a marcare, almeno da quello che abbiamo visto, scherzi a parte, in queste prime azioni. Bello il verticale, e guardate qua, questo è quello che chiede Sottil, che infatti allarga le braccia dicendo alleluia, perché la verticalizzazione di Bijol ottiene la sponda, Pereira a campo libero calcia, Mendy stoppa, cioè para il pallone senza trattenerlo, De Lofeo calcia così così, ingannando, poi quasi masticando il pallone, ingannando il portiere del Chelsea, però anche qui da Silvestri stavolta siamo arrivati al gol e abbiamo creato due azioni, palla a terra dal basso, verticalizzando come vuole Sottil contro il Chelsea. Beh, sì, questo bisogna fare, no? È un'azione questo bellissima. Questo è quello che vuole l'allenatore. Palla dentro, palla fuori. Guardate, se quando il portiere dà l'azione, Bijol onestamente fa una gran giocata, perché fa una giocata alla Bonucci, diciamo pure così, quando i centrali cercano o il centrocampista offensivo o addirittura la prima punta. E poi chiaramente il Tuco si apre il campo, va via da solo, abbiamo detto che poteva giocare anche con loro il Tuco, guardate qua. Bijol praticamente trova un'imbucata. Success è per il Tuco, che praticamente si invola. E poi va giustamente alla conclusione, perché probabilmente era anche un po' stanco. Beh, Mendy, da rivedere. Tuco, E il Tuco De Lofeo potevano vestire anche la maglia blu. Devo dire la verità, mi hanno stupefatto. Non... È chiaro, vedevi dal video, l'ha detto anche il mister, fanno un certo effetto vederli dal vivo. È un'altra cosa, Giorgia. Sì, io ero una vita che non andavo allo stadio, mi sono gustato anch'io questa partita, anche perché va dato il merito al Chelsea, che è la squadra campione del mondo in carica. E quindi sfido chiunque che non soffra contro il Chelsea. Chiedere a un certo Real Madrid, che poi magari la Coppa l'ha anche assolutamente, alzata. Assolutamente. Però l'Udinese ha fatto la sua figura e ha fatto quello che poteva fare. E mi è piaciuto, lo ripeto, ho detto anche in apertura di trasmissione, il fatto che sia rimasta con l'elmetto per 45 minuti, ma è rimasta lì. È vero. Non ha concesso niente. È vero. Va bene, tra un po' andiamo a leggere anche un po' di messaggi da casa. Vedo una nuova tifosa collegata con noi da Savorgnano, Poma. Esatto, cara Giorgia, perché i piccoli tifosi crescono. Tu come ti chiami? Emilia. Quanti anni hai, Emilia? Tre. Tre anni, ma tu sei tifosissima dell'Udinese, mi hai detto che tu canti le canzoni della Curva Nord. Come fanno queste canzoni? Quando sono in cura, no, il inverno, no, sono passo di te, hai capito? Qua ci fanno venire i brividi, cara Giorgia, e li istruiamo già bene, quindi mancate solo voi, perché c'è anche Emilia in Curva Nord, quindi abbonatevi. A proposito di abbonamenti, mi raccomando, abbiamo tante promozioni anche per gli sportivi del Friuli Venezia Giulia, 70 euro 16 gare, e anche per gli universitari, quindi cari universitari, prima studio e dopo stadio, perché lo stadio è casa vostra, anche perché quest'anno allo stadio faremo tante belle cose, quindi oltre che vedere l'Udinese magari faremo anche un po' di festa. Comunque, a parte tutto, questa notizia di De Lofeo che potrebbe rimanere all'Udinese, ti piace o non ti piace? Assolutamente sì, l'importante, come si diceva prima in studio, è che resti motivato. Io mi ricordo quando ad esempio è stato D'Agostino senza gli stimoli giusti, è stato un flop pazzesco. La volontà nostra è che resti, però deve restare appunto con le giuste motivazioni in modo tale che riesca a dare il massimo per la nostra maglia. E questo ritorno di Perez? Sicuramente è un ottimo ritorno. Io comunque ho piena fiducia nel mercato di Marino, perché ha dimostrato da quando è tornato di aver fatto grandi colpi. Speriamo anche Sottil che riesca a ridare lo stesso gioco spumeggiante che avevamo nel finire della passata stagione, perché quello di cui abbiamo bisogno è proprio l'entusiasmo per riportare appunto la gente allo stadio e anche
parlando da gestore di locale, portarla al bar a vedere la partita, perché negli ultimi anni si era un po' perso quell'entusiasmo che invece i mesi ultimi della passata stagione si era riacquistato. Entusiasmo allora, cara Giorgia, l'entusiasmo sicuramente non mancherà quest'anno. La bimba è un mito, assolutamente. E poi voglio vedere la premiazione del signore che ha vinto la maglia, in diretta, Poma, prima di chiudere, quindi vai a cercarlo, va bene. Un po' di messaggi da casa. Sì, un po' di messaggi da casa, perché sono in tanti che continuano comunque tutto sommato a essere sì soddisfatti ma chiedere un rinforzo in attacco. Ah, perché per dire è arrivato il messaggio di un tifoso che dice molto bene i nuovi, Abuanqua e Ghessan mi sono piaciuti per essere così giovani e Bosella strappi incredibili, però un po' grezzo, bisogna ancora un attimo lavorarci. Tutti gli altri bene, molto bene Lovric, un po' meno bene Bisciol, che secondo me al momento ha bisogno ancora di un po' di condizione, però ragazzi ci serve una punta centrale, perché Beto non si sa ancora quanto stia fuori e comunque servirebbe un'alternativa che secondo lui non può essere né Nestorovski né Success. E il gruppo poi va gestito, cioè adesso onestamente sarebbe bello avere 30 giocatori e tutti e 30 importanti e pronti, poi però li devi gestire durante la settimana, noi abbiamo solamente una competizione, voglio vedere chi viene qua a fare la quarta, la quinta, la sesta punta. Noi praticamente nel reparto offensivo è uscito Nacho Pussetto e diciamo tra virgolette che potrebbe essere entrato Pafundi, no? Perché c'è da fare una valutazione sul giovane. Pafundi, hai ragione. Quindi ragione. Sai, praticamente numericamente sono questi, perché ipoteticamente facciamo il reparto offensivo titolare che mettiamo che sia Beto e De Lofeo, quello che si è visto l'anno scorso. Poi abbiamo Success e Nestorovski, che è il secondo attacco. E abbiamo un Jolly che potrebbe essere Pafundi, ma lo stesso Tucu Pereira l'abbiamo già visto poter fare anche la sottopunta così. Chi viene a fare il quinto o il sesto giocatore d'attacco? Quindi cioè, non è facile gestire questo, perché se poi abbiamo il Beto che abbiamo visto nella passata stagione, cioè, rimane poco per tutti poi. Quindi attenzione, cioè, numericamente è uscito praticamente Nacho Pussetto e tra virgolette, diciamo così, potrebbe essere entrato Pafundi. Ma io ci metto anche Pereira in quel ruolo lì, o addirittura anche Samardžić. Quindi attenzione. Posso? Allora, abbiamo da sentire e da presentarvi Ghessand e De Bosele con due belle interviste. Però posso mettere un po' di pepe, perché c'è il partito degli scontenti, quelli che il primo agosto pensano già che la stagione sia fallimentare. Basta io vorrei parlare, per esempio, al signor Gianni. No? Beh, ecco, vai, cioè, visto che io stavo un attimo cercando di prendere il messaggio per poi rigirarvelo. Non c'è gioco, schiacciati dagli inglesi. Una partita orribile, non può dirlo, su. Se lui vede nero che cominci a vedere anche un po' di bianco, che cominci a diventare bianco-nero veramente, ma non puoi dire uno strazio una partita del genere, dai su. Cioè, bello, vedi, sarebbe bello veramente interagire, confrontarsi interagire, sì, hai capito? Sì. Però sentire la parola uno strazio, cioè no, sentire che se uno mi dice che è stata una partita orribile, io ti rispondo, per me è uno strazio. Noi nella Champions League negli ultimi anni, noi italiani, siamo usciti agli ottavi di finale, quando c'è andata bene ai quarti, ormai le finali della Juve le abbiamo giocate in tempi lontanissimi, sì. 17-15. Se queste squadre, che sono le più forti in Italia, no? Soffrono a livello europeo, immaginatevi la squadra come l'Udinese. Sì. Se qualcuno si aspettava che battessimo sotto il Chelsea, quel Chelsea, che praticamente è il Chelsea titolare, anche perché ha 30 giocatori e sono 30 titolari, beh, forse ha perso un po' di dimensione, qual è il calcio. No, tu hai ragione, però a parte tutto, ritrovarsi il primo agosto a dare delle sentenze definitive su una squadra, una stagione, mi sembra un pochino. Ma soprattutto, insomma, non è andato via nessuno, a parte Molina. Un pochino. Quindi, io aspetterei qualche partita per esprimere delle perplessità. Poi, ecco, cioè, allora, se vendono, ma, perché vendono? Se ma non vendono, arriveremo, perché non ma arriveremo, penso, al mese di settembre, che ne avrai fatte un 8 partite, perché sì, adesso sono tutte ravvicinate. Sì, sì, certo. Sì, ne abbiamo 4 solo in agosto. È lì cominci a tirare le somme. Cominci a vedere qualcosa. Cominci a capire che cosa succede, no? Dipende sempre da che parte guardi le cose, perché chi è abituato a guardarle
No, ma forse, ma no, Max, scusate, forse è un messaggio dell'anno scorso. No, è datato un anno fa, perché è uguale. Cioè, un anno fa chiedevano chi era Udoze. No, è giusto dare spazio a tutti, per carità, ecco, però questo eccessivo pessimismo di dire fa tutto schifo, io lo trovo... Però quello veramente... Come dire, è tutto meraviglioso. Sappiamo benissimo che siamo in un momento di preparazione in cui cerchiamo di cogliere i lati positivi, cerchiamo di capire che tipo... di aiuto ci possono dare i nuovi, ma insomma, sentenze io il primo agosto non ne sparerei ancora, ecco, aspetterei un attimino. Guarda Giorgia, se vogliamo parlare del mercato italiano abbiamo parlato anche nel pomeriggio. Allora il Milan campione d'Italia ha preso un giocatore, l'Inter ha preso Lukaku ed è un ritorno, la Juventus è in grande difficoltà, il Napoli si è indebolito, cioè questa è la campagna acquisti dell'Italia, no, in Italia, noi mi pare che qualcosa abbiamo fatto per il presente e per il futuro, come sempre, è uscito un giocatore, Molina, ma noi già l'anno scorso avevamo preso Brandon Sopi in quel ruolo, abbiamo anche Boselle che può fare quel ruolo lì, credo che almeno siamo quelli dell'anno scorso, anche perché siamo quelli. Poi per dare un giudizio aspettiamo, io dico sempre almeno il mese di ottobre, perché cioè, dare una sentenza così mi sembra veramente essere prevenuti, Giorgia, oppure ti ripeto è un messaggio dell'anno scorso o anche di 2 anni fa. Ti dirò che potrebbe anche essere un messaggio del 2021 o del 2020. Non lo so, però insomma io non lo so, aspetterei un attimo, ecco, o perlomeno potrei dire c'è qualcosa che non mi convince, ma non che fa tutto schifo, cioè questo è, comunque non importa. Andiamo avanti, c'è da premiare il signore, no, andiamo prima, siccome ci sono arrivati anche dei complimenti per Gesand, a qualcuno è piaciuto in queste detto, prime apparizioni, il tifoso no? di prima ha detto mi sono piaciuti molto a Banquai e Gesand per la loro giovane età, ecco, e anche allora, Boselli ha ricevuto dei complimenti per la fisicità. Insomma. Chi volete prima, Gesand o Boselli? E Boselli. Allora, regia, per colpa di Tavian, stravolgiamo la scaletta e adesso andiamo a conoscere Festi e Boselli, che domani compie 20 anni e che sicuramente ha già fatto vedere tante cose belle. Andiamo a conoscerlo. Allora, sono molto felice di dare il benvenuto a Festi e Boselli, un giocatore che abbiamo inseguito a lungo, un ragazzo che solo fino ad oggi ha ancora 19 anni, perché domani ne avrà 20 e faremo una grande festa per lui. Però anche a 20 anni è giovanissimo ed è un giocatore già pronto, già con margini di miglioramento enormi, ma uniti a una base già solida di contenuto tecnico in quello che lui sa fare, che è principalmente la fascia destra, dove ha giocato sia da terzino sia da centrocampista. È un giocatore che, come sapete, è il pupillo di Wayne Rooney. Ci ha fatto il grande regalo di favorirci desiderando di venire ad Udine e di questo siamo molto felici. E siamo sicuri che lui farà un campionato brillantissimo. Viene a combattere con Soppi per un posto dopo l'addio a Molina, che è andato all'Atletico Madrid. Quindi sono particolarmente felice di presentarlo stasera ai tifosi friulani, alla stampa. In chiusura voglio rinnovargli gli auguri per il compleanno. Domani lo festeggeremo insieme e penso che il miglior regalo per questi 20 anni non poteva esserci che la presentazione con l'Udinese, dove insieme faremo grandi cose. So, Festi, let's start from this. Tomorrow is your 20th birthday. How will you celebrate here in Udinese? Probabilmente andrò a cena fuori con la mia ragazza, mia madre, mio padre e il mio agente per festeggiare il compleanno. At this point of your career, what does it mean arrive in Serie A in Udinese? È un momento molto esaltante della mia carriera perché sono convinto che l'Udinese mi aiuterà tanto a migliorare offensivamente e difensivamente. È una cosa che sto facendo dall'inizio della mia avventura qui e che mi permette di diventare più sicuro dei miei mezzi ogni giorno. How much the experience at Derby County did you grow? I've been at Derby my whole football career. Sono stato al Derby praticamente tutta la mia carriera finora, ho giocato per Rooney in diverse posizioni, creandomi un'esperienza che ora voglio fornire all'Udinese. Everyone here knows Wayne Rooney is a very important player.
How was be a Wayne Rooney favorite? Yeah, when we found out he was going to be our coach, everyone was excited, obviously, having a guy like him around. Beh, quando abbiamo saputo che sarebbe stato il nostro allenatore, eravamo tutti molto emozionati perché è stato un giocatore di grandissimi club. È stato un ottimo allenatore anche per me e perché mi ha aiutato tanto a diventare quello che sono. È un mister che sa metterti a tuo agio, ti dà confidenza e ti fa crescere. Reassuring of his players, and that's what every footballer wants from their manager. And what do you like about Udine as a city and Udinese as a team? Mi piace tanto Udine, soprattutto l'Udinese. La città è molto bella, il club è ottimo in tutti i suoi aspetti. Voglio fare davvero una grande stagione. And how did the pre-season go in Austria? It's really tough, but yeah, it was really tough, probably the toughest. Sì, molto duro. Forse il più duro che abbia mai fatto. Ho lavorato tanto per adattarmi al gioco nuovo, alla nuova realtà, ma è stata una bella esperienza. L'ho goduta appieno. What are the players of Udinese that impressed you mostly? I would say probably Tuku. Direi il Tuku, che è stato eccezionale nella partita contro il Chelsea, ma anche De Lofeo di sicuro. Lo seguo dai tempi del Barcellona ed è un giocatore fantastico. What will it be like to take the place or try to take the place of a player like Nahuel Molina? I think he's a top player. Molina è un top player, viene da una stagione fenomenale. Spero di fare bene come lui. And what do you think of Mr. Sotil? Yeah, he's very, very passionate manager. È un allenatore appassionato, è concentrato tantissimo sulla difesa, essendo lui stato un difensore. Voglio approfittare di lavorare con lui per migliorare gli aspetti del mio gioco difensivo. And in what aspects are you strong and in what aspects you want to improve here in Udinese? My strengths are my speed. I miei punti di forza sono la velocità, la fase difensiva, mentre devo migliorare nel movimento nello stretto e nella conclusione, e qui lo farò. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e fare il meglio possibile per questi colori. E allora in bocca al lupo anche a Festi e Bosele, sicuramente insomma lo vedremo in campo, ci ha già fatto vedere delle belle cose. Allora Poma, qui siamo nel mezzo di una baraonda, si sono scatenati i messaggi, quelli con il signor Gianni, quelli contro il signor Gianni, di tutto su Tavian, tra poco te li leggiamo, siamo in mezzo a una baraonda Poma, calmaci, tiraci fuori da questa situazione. E allora intanto dico questo, cara Giorgia, a proposito di ricorrenze, ringrazio veramente tutta la famiglia Pozzo per questi 36 anni di Udinese, 28 anni consecutivi in Serie A, e poi si parlava qui con la signor Paolo, che in questo momento è l'uomo più invidiato di questa piazza, no? Piazza del Tiglio, perché questa maglia piace veramente a tutti, ma lui piacciono anche le due maglie che abbiamo fatto scoprire nelle scorse settimane, la prima maglia, quella bianconera dell'Udinese, che ricorda quella dei tempi di Birof, e poi è quella gialla anche, gli piace tanto. Tantissimo mi piace, veramente. Bellissima maglia. Io so che devi ringraziare, devi baciare anche la Giorgia per questo regalo. Ti bacio. E poi chi invitiamo allo stadio? Perché ti devo vedere ballare, danzare. Abbonatevi. Capito, cara Giorgia, dobbiamo abbonarci. Quindi non fate più la domanda quanti siamo, perché mancate sempre voi. Se fate quella domanda, mancate voi. Quindi vi aspettiamo numerosissimi allo stadio, partendo già da venerdì. Partita importantissima, la prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia. Quindi vogliamo il vostro stadio, il nostro stadio completamente bianconero, del bianconero, insomma, quello giusto, quello dei primi bianconeri d'Italia, lo ricorderemo sempre. Quindi, cara Giorgia, io rimango ancora un po' qui, anche perché tra poco è l'ora della cena, perché io e Francesco Tecchio dobbiamo nutrirci, come ben sai, anche perché da domani ripartiremo con il Penso Sempre a Te, Summer Tour, e se seguirete le pagine social di Udinese Calcio, Udinese TV, scoprirete dove andremo e... Una cosa in più devo dire, un'altra maglia, se scoprite tutte le pagine social, le visualizzate, potrebbe essere la vostra la prossima maglia, perché come sapete nascondo le maglie in giro per il Friuli Venezia Giulia, però per scoprire dove le nascondo dovete seguirci sempre. Perfetto, salutiamo il mitico vincitore di stasera, che meraviglia, Poma, torniamo a salutarti magari tra poco. E allora, torniamo a bomba? Sì,
Cosa vogliamo leggere? Il messaggio? No, stavo ricevendo altri messaggi sulla partita che verrà trasmessa in diretta su Italia 1. Altri ce lo stavano chiedendo. Dove si vede la partita? Si vede venerdì alle 18. Con la Feralpi sarò. Ma ci sarà anche Studio Stadio. Sì. Però mi ricordo una trasmissione che Tavian, ci scrivono da casa, Luciano da Feletto ci dice: nel 2020 diceva che avevamo uno squadrone, salvati alla penultima giornata. Sono d'accordo anch'io con quei tifosi che dicono che serve pazienza, ma ci vuole anche una punta, e Tavian può dire quello che vuole. Vabbè, insomma, le opinioni si rispettano tutte, ma nel 2020, caro Luciano, non ci siamo salvati alla penultima giornata. Il 2020 è l'anno post-lockdown, quindi nel post-lockdown, ovvero quando si è ripreso a giocare dal 21 di giugno in poi, abbiamo battuto la Juventus in casa, abbiamo vinto a Roma, abbiamo vinto a Sassuolo, abbiamo vinto a Cagliari, abbiamo vinto a Ferrara con la SPAL, abbiamo pareggiato in casa con la Lazio e abbiamo perso a Napoli al 97esimo. Quindi magari non era uno squadrone, ma non ci siamo salvati la penultima giornata. Ci siamo salvati in casa nella gara contro la Juventus con il famoso gol di Secco Fofana al 90esimo, 91esimo. Poi abbiamo vinto addirittura a Sassuolo, abbiamo perso in casa con Lecce e siamo andati a vincere a Cagliari. Le sa tutte, magari oh! Non era... Bisogna cominciare a fare l'aiuto. Così, come un touchscreen, bisogna spostare la pagina. Le sa tutte, dopo. Hai i non innescate da Vian. Sta buono, l'enciclopedia, sta buono. Per precisione, perché sennò possiamo dire di tutto, però magari bisogna essere anche onesti, altrimenti poi si sbaglia qualcosa. Io sfoglio. Però tu sfogli, fai il gobbo come si suol dire, fagli vedere. No, insomma, è giusto dare spazio a tutti, anche quelli che poi però hanno la controreazione, no? Sì, esatto, e perché dicono, ci sono arrivati calmi. Anche dei messaggi dicendo in cui ci dicono che effettivamente non tutti la pensano come Gianni, non sono tutti, tra virgolette, pessimisti. In molti però dicono che serve un attaccante. Ci scrive Giorgio: scusate, ma di cosa vi stupite? Purtroppo la gente pessimista ci sarà sempre, non sono veri tifosi dell'Udinese. Ora, nessuno di noi dice che il signor Gianni non è tifoso dell'Udinese, però magari un po' meno di pessimismo. Ancora una battuta, dicono: quelli che si lamentano all'1 di agosto sono Juve friulani. Quindi intendendo insomma che simpatizzano bianconero sbagliato. Però a parte tutto, davvero in tanti stanno dicendo che forse, potendo scegliere una ciliegina sulla torta, servirebbe un altro attaccante, perché credono che Beto sia un po' un'incognita con questo infortunio che ha avuto. Nestorowski, nonostante il grande precampionato, non lo considerano forse all'altezza di poter reggere magari un reparto qualora Beto non dovesse recuperare, e dicono: vedi, Copetti potrebbe essere la soluzione? Vedi, allora, Beto sicuramente quando verrà recuperato ritornerà a dimostrare, però sicuramente nell'immediato Beto, come giustamente è stato tra l'altro situazione infortunata, però l'errore che era stato fatto anni fa, che ti sei presentato senza realmente gli attaccanti, ne avevi solo due, ok? L'Udinese vedrai che non lo ripete, quell'errore lì non viene ripetuto, per quello è bello essere interattivi anche con chi ha un'opinione diversa. Assolutamente. Però l'opinione diversa è bella, perché tante volte magari è più costruttiva, è vero? Di quella che siamo tutti a favore, perché dicono dopo che noi siamo solo a favore, siamo a favore. È il modo di parlare che è diverso, hai capito? Perché uno cerca di parlare in maniera costruttiva, se uno parla per essere sempre negativo, da lì non ottieni niente. Sono d'accordo. Per me. Allora, mi dicono che siamo lunghi, allora io vado a salutare il Poma prima di andare poi a sentire anche il guest stand. Poma, vediamo che insomma la tua serata procede bene, quindi ti salutiamo. Cara Giorgia, procede benissimo, vedi, mi hanno fatto anche il gelato dell'Udinese, completamente bianconero. Qui c'è Alessandra che voleva augurare qualcosa a tutto il popolo bianconero. No, io volevo augurare un grosso in bocca al lupo a tutto quello che è il calcio, sia maschile che femminile, e volevo dire che ha scelto i gusti giusti il nostro Alessandro, quelli bianconeri, bianconero nel cuore e non quelli della Juventus. Grazie Alessandra. Allora, a voi Studio Giorgia, e ti ricordo che domani continueremo con il Summer Tour a bianconero, il Summer Tour più pazzo del Friuli Venezia Giulia e non solo. Quindi a voi Studio, saluto tutti i tuoi ospiti e saluto tutti quelli che sono in vacanza, che pensano sempre solo all'Udinese. Grazie Poma, buon viaggio. Nutrirsi e parte dal gelato. Si è nutrito, direi che si è dal nutrito. Dolce, poi comincia a fare allora, il secondo. Allora, andiamo subito a sentire anche Gessander, avevamo promesso, andiamo a sentire la sua presentazione. È con immenso piacere che do il benvenuto a Gessand, che è un ragazzo giovane anche lui, ha soli 21 anni, ma è un giocatore che ha già avuto la capacità
e la forza di debuttare in un campionato difficile come la Liga, e quindi siamo stati tempestivi nel prenderlo, perché è un ragazzo con grandi doti fisiche, un sinistro eccellente e sa giocare da difensore centrale sempre nel ruolo di piede sinistro, e in questo precampionato addirittura si è adattato anche a giocare sull'esterno come sinistro, quindi ha dimostrato grandi doti di duttilità, è un elemento che ha fatto bene già con noi, ma aveva fatto bene lo scorso anno in una squadra importante come il Nancy. E quindi siamo fiduciosi che lui possa nel tempo darci un contributo enorme e dimostrare che ancora una volta abbiamo puntato su un elemento giovane di grandi potenzialità. Cosa hai pensato quando hai ricevuto la chiamata dell'Udinese? Je le regardais beaucoup quand j'étais petit, dans des tournois je les voyais souvent. Pour moi c'était une opportunité à ne pas rater. Quando ho ricevuto la chiamata dell'Udinese sono rimasto sorpreso, perché è un gran club. Ho visto le partite da piccolo e ho accettato subito di venire. Ho parlato col presidente, con i dirigenti e mi hanno subito convinto per il progetto che avevano su di me. Per me è davvero un'opportunità impareggiabile. Vengo qui per formarmi, per crescere, tanto sono giovane, ho ancora tempo. L'Italia è conosciuta come il paese del lavoro. Ho scelto l'Udinese per il club, per il calcio che propone e anche perché conoscevo i francesi che giocavano qui. Sono qua per il progetto, che mi piace tanto. Quanto è stata importante la tua esperienza al Nancy? Oui, c'était important parce que tout d'abord à Nancy, è stata molto importante perché al Nancy ho avuto l'occasione di giocare anche due gare con la prima squadra ed ero spesso con loro per gli allenamenti, ma avevo bisogno di avere più stabilità nella prima squadra ed ecco perché ho scelto di venire all'Udinese. Nel precampionato in Austria ti abbiamo visto molto vicino a Soppi, Udoge, c'è stata una bella amicizia. Ouais, c'est la première fois que je les connais, c'est parce que tout d'abord c'est des Français et ils étaient déjà là les années passées. Li ho conosciuti lì in Austria e abbiamo fatto gruppo subito perché sono francesi come me, con Soppi che è qui da un anno, Makengo perfino da tre. Sono persone che mi hanno aiutato a inserirmi. Ho sfruttato questo fatto che parlassero francese per ambientarmi meglio, ma poi ho instaurato un buon rapporto con tutti, mi trovo bene qua. C'è un'ambiance cool che si passa dans le vestiaire e ils m'ont très bien accueilli. E quale giocatore ti ha impressionato di più dell'Udinese? Il y en a beaucoup, pour moi il y en a beaucoup. Après, en défense, je trouve beaucoup... Ce ne sono molti. In difesa mi piace davvero molto Rodrigo Becao, così come Soppi e Udoge, che sugli esterni sanno farsi valere. In mezzo al campo mi piace Makengo e il Tuku, che mi ha molto molto impressionato, soprattutto contro il Chelsea. Bien aimé sa prestation. In cosa devi migliorare? Ma concentration. Je dois améliorer ma concentration. Devo migliorare nella concentrazione, sicuro. Dopotutto sono ancora un giovane. Devo essere più bravo a rimanere concentrato per tutta la partita. Je dois apprendre à être concentré tout le match, être dur sur l'homme, et voilà. E niente, in bocca al lupo e il tuo messaggio ai tifosi dell'Udinese. Il mio messaggio è semplicemente di restare sempre fedeli alla squadra, supportarci nei momenti difficili e in quelli buoni. Spero di passare davvero una buona stagione tutti insieme. Buon anno tutti insieme. Eccoci qui, abbiamo conosciuto anche Gesand, continuato ad arrivare di tutto, ma quella per chiudere, perché sennò la regia ci bacchetta, siamo sempre lunghi. E c'è quella sul Poma, la leggiamo? Sì, quella sul messaggio sul Poma, è, ci scrivono: il Poma che si sbrana il gelato in diretta non è la scena che ci meritavamo, ma assolutamente quella di cui avevamo bisogno. E ne abbiamo questa... assolutamente bisogno, Poma, continua a portarci allegria e dai. Allora ragazzi, dovevamo vedere un focus su Silvestri. Sì, non ce la facciamo. Ma lo vediamo lunedì prossimo, perché merita i complimenti. Sperando che non debba farne altre di tante parate con la Ferrari. Sì, sì. Poi vi ricordiamo che c'è la partita di Coppa Italia venerdì alle 18, parte anche Studio Stadio dalle 17:30, quindi lo sappiamo che la partita è in chiaro, ma noi ci vogliamo essere lo stesso con tutti i nostri commenti, con tutte le nostre esclusive e tutte le nostre cose in diretta. Quindi conta Vian, l'appuntamento è venerdì. Sì, non è una promessa, è una minaccia questa. Infatti, grazie per essere stato con noi. Ciao Giorgia, grazie a te. Grazie Max.
Super Giorgi, buonasera. Grazie Alessandro Surza. Con una precisazione per dire che Betto tra pochi giorni rientrerà in gruppo, poi avevo parlato di un mese perché pensavo che, visto insomma le sue lunghe leve, ci volesse un mese, ma tornerà prima titolare, quindi, bene, quindi c'è fiducia, non preoccupatevi. Ottimismo, ciao a tutti. Rilassiamoci tutti, ciao ci a vediamo tutti. Lunedì prossimo, avremo già giocato con la Feralpi Salò e avremo altro materiale da guardare, vi aspettiamo qui sempre alle 21:15. Sempre al Tonight Estate, sarà l'ultimo Tonight Estate, poi si comincia con la stagione vera. A lunedì prossimo, ciao! Estate. Di dove siete?